Parliamo ora di una bella storia di devozione, ma anche di un gemellaggio tra l'Australia e la Sicilia, tra Brisbane e Calatabiano. Siamo nella Catanese, il tutto il nome di un santo, ovvero San Filippo. Vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio con Mauro Romano. Ci troviamo oggi a Calatabiano con Giuseppe Virzì che dalla lontana Australia racconta che anche a Brisbane ci sono i devoti di San Filippo. Cosa accade in Australia, Virzì? È Joe Bucolo, che è il presidente di questo comitato di San Filippo a Brisbane. Siccome adesso lui è nato lì, i suoi genitori non ci sono più, e per portare questa tradizione avanti, lui ha fatto con il suo comitato questa bellissima festa di San Filippo a Brisbane. Lida Garufi del Comitato di San Filippo a Calatabiano, che cosa volete organizzare assieme a Giuseppe Virzì e ai devoti dell'Australia? Intanto è un piacere aver conosciuto Giuseppe Virzì. Ho visto un video che in precedenza è stato pubblicato e da lì è nata l'idea di creare una piccola comunicazione tra Calatabiano e Brisbane. Chiaramente, grandi devoti, e vedere il culto di San Filippo, farlo vivere in un'altra città, per noi del comitato, e che siamo dei grandi fedeli, è stata una bella riscoperta. Quindi l'idea è di creare una piccola organizzazione, di incontrarci, e vorremmo anche donare i piccoli simboli che per noi sono Grazie. un piccolo gesto. Padre Salvatore Sinitò, il parroco della nostra parrocchia di Calatabiano, vuole omaggiare la comunità di Brisbane con la statuetta di San Filippo. Grazie mille, guarda, sono onoratissimo. Oltre la statua, vogliamo omaggiarlo dei simboli dei nastri di San Filippo, che per noi hanno una grande caratteristica. Intanto i tre colori che sono fondamentali: il verde, il rosso e il giallo. Il verde è il colore della speranza, il rosso il colore dello Spirito Santo, quindi il fuoco dell'amore, e il giallo invece rappresenta la luce di Cristo. Padre Salvatore, cosa rappresenta per lei questa devozione che travalica l'oceano? È una religiosità popolare che noi cerchiamo di vivere per risvegliare la fede di tutti i calatabianesi e coloro i quali vivono in Australia e lontano da qui, quell'aggregazione che ci fa crescere nella fede, nella speranza e nella carità. Quindi sono ben lieto di aver consegnato questa statua e sia lei a portare i nostri saluti, il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra amicizia a tutti coloro che sono in Australia. Vorrei iniziare questo gemellaggio che Gio Bucolo di Brisbane sicuramente lo farà, cioè confermerà, verrà qui e vedrà Padre Salvatore e Lida Garufi, Un piacere. per ufficializzare tutto.